tutti con un piccolo difetto, no? Che non dipende da noi, cioè non è un difetto che cosa per noi, è proprio la cultura che ci circonda, no? L'ambiente che ci circonda, che ci ha convinto che noi siamo una mente, fondamentalmente, quindi una mente che pensa, che si emoziona, che prende decisioni, no? Che è in grado di prendere decisioni per la nostra vita. E ci sono, impariamo che ci sono cose che ci piacciono, cose che non ci piacciono, cose che desideriamo, cose che non desideriamo. Impariamo cose sull'amore, impariamo cose sulla vita, impariamo cose sul denaro, impariamo cose su farci strada nel mondo, impariamo cose sul mondo, sulle altre persone, no? Sono quasi sempre cose brutte. Cioè la mente inizia a dire il mondo è pericoloso, quindi inizia a vivere non più in modo rilassato, ma in modo in tensione. Per smorzare questa tensione la mente trova dei momenti che noi chiamiamo, da adulti lo chiamiamo svago, intrattenimento, svago, vacanza, evasione, giusto? Capite cosa intendo? Dei rituali. Vedimi come dei rituali, no? Quindi uno si alza la mattina e dice no, io la mattina se non ho il caffè non ce la posso fare e affrontare la giornata. Non avete mai sentito? Perché le persone dicono così? Perché quelli sono dei rituali. Dei rituali come delle formule magiche, come quando tu fai il battesimo è un rituale, no? Noi ci costruiamo dei nostri rituali personali, dei rituali pagani che ci servono alla nostra mente per ritagliarci dei piccoli momenti di pace, di quelli che noi consideriamo pace. Per avere questa pace paghiamo un prezzo. Il prezzo è sviluppare un attaccamento. L'attaccamento al caffè la mattina, ora sto parlando delle piccole cose, ma poi ci sono anche le cose più grandi, no? L'attaccamento al caffè la mattina, così come tutta questa roba. A un certo punto ciò che ora stiamo chiamando attaccamenti, in realtà, è ciò che la tua mente chiama cose piacevoli, è ciò che la tua mente chiama felicità. Quindi la tua mente chiama felicità una vita fatta di attaccamenti e sviluppa questa idea di felicità. L'idea di felicità della mente è fatta da momenti di svago che ti permettono di allentare la tensione legata al fatto che la mente percepisce un pericolo intorno a sé, costante. Sia che tu hai tanti soldi, sia che hai pochi soldi, sia che hai tanti amanti, sia che sei singolo e nessuno ti guarda, cioè capite, non cambia nulla, non c'è una differenza. C'è una fase di sollievo dalla paura, quindi tu incontri un uomo, incontri una donna e lui ti sorride e tu dici, cavolo, forse l'uomo della mia vita, forse la donna della mia vita, no? C'è una fase di innamoramento e quindi in quella fase la paura viene messa da parte. Il fatto che la paura sia stata messa da parte, tu lo chiami amore. Tu chiami amore il fatto che per un giorno, due giorni, una settimana, un mese, quella paura non la senti più. Non è amore, è assenza di paura. Perché non senti più quella paura? Perché pensi che quella persona finalmente possa risolvere i tuoi problemi. Perché pensi che quel lavoro che ti hanno offerto finalmente possa risolvere i tuoi problemi. Capite? Cioè, e questo è il mondo che ci siamo costruiti, e questa è la cultura occidentale. Quindi noi partiamo che vogliamo fare la ricerca interiore, una cosa e l'altra, ma alla fine ci teniamo stretta la vita che ci siamo costruiti, che è la vita che si sono costruiti un po' tutti, poi alla fine dei conti. La mente non conosce l'amore, non conosce la libertà. La mente è abituata a vivere in gabbia, a costruirsi un recinto che poi la psicologia moderna chiama zona di comfort, è un recinto. Sapendo che in quel recinto ha tutte le sue cose, cioè ha tutti i suoi attaccamenti che lo tengono al sicuro. Anche tutte le sue lamentele e il suo vittimismo che lo tiene al sicuro e dice il mondo è cattivo con me, non c'è lavoro, non c'è un uomo che mi ami, una donna che mi ami, tutte le donne mi hanno tradito. Non c'è, capite, anche i miei genitori non mi chiamano mai, non lo so. Cioè anche le lamentele sono nella zona di comfort e sono una giustificazione al fatto che tu non riesce a fare un salto. Quindi l'insieme di queste lamentele più l'insieme di invece di cose piacevoli ti tengono in questa zona di comfort che la psicologia chiama zona di comfort, ma in realtà è una gabbia da un certo punto di vista.
esiste una gabbia percettiva in cui la mente si chiude costruendo il suo mondo. Per questo poi le persone mi dicono è che poi alla fine la vita è sempre la stessa. È sempre la stessa perché è circoscritta da te stesso. E sei tu che fai in modo che la vita sia sempre uguale, perché grazie al fatto che è sempre uguale, ti permette di sentirti al sicuro. Quando le persone devono fare dei grossi cambiamenti, dei grossi, che poi anche nei piccoli cambiamenti, la mente fa resistenza. Quindi noi da un lato andiamo ai corsi perché vogliamo cambiare. E addirittura tutte le pubblicità che puntano sul cambiamento, anche in politica accade, no? Votami perché così ci sarà un grande cambiamento. Ma chi cavolo lo vuole questo grande cambiamento? Lo vogliamo a parole, ma all'atto pratico no. Capite? Bene, facciamo un grande cambiamento. Licenziamo l'80% dei dipendenti pubblici per abbassare il debito pubblico. E tutti i dipendenti pubblici che protestano. Capite cosa voglio dire? Ma la stessa cosa che accade fuori, accade dentro. Il fuori è lo specchio di dentro. Quindi io ti dico, la mattina non dovresti prendere il caffè se vuoi fare un salto, dovresti prendere il tè. Ma io senza caffè come faccio? Cioè, come accade fuori, ciò che tu vedi fuori, di cui ti lamenti, e dici i politici sono cattivi, quelli sono... No, è la stessa cosa che accade dentro. Il mondo è dentro di te. Una cosa che ho imparato con l'esperienza negli anni, con gli schiaffi della vita, con le gioie, con i drammi, con tutta quella che è l'esperienza della vita stessa, che non esiste un percorso spirituale, è un percorso di vita. Perché in questo senso continuiamo a essere nella separazione, quello e quell'altro. La vita stessa è il percorso. Perché se noi facciamo una richiesta, quando diciamo chiedo all'universo, chiedo a Dio, chiedo a questa forza che non si può toccare ma esiste, di indicarmi il perché mi accadono determinate situazioni, perché continuano a ripetersi incontri, situazioni che io ritengo dolorose, perché capitano sempre tutte a me. È la vita che ti risponde, che tu lo voglia chiamare Dio, che tu lo voglia chiamare guida interiore come nel caso del libro che ho scritto, che lo voglia chiamare spirito, sé superiore, forza, energia, sono soltanto etichette. E quello che al momento io posso dire a me stesso, perché ci sono passato, è diffondere come una condivisione ovviamente, è che tutta la nostra vita è stata fraintesa dalla nostra stessa mente, perché quando noi diciamo io sono così, a me piace quello, io sto male, io sto bene, tu non sai nulla della mia vita, io, ma se noi adesso stiamo in un determinato stato, se io con la mia ragazza adesso le dico ti amo e dopo 5 minuti mi arrabbio, la mando a quel paese, e dopo 5 minuti ancora invece mi va bene che mi stia vicino, dopo 5 minuti invece voglio farci altro. Quanti di questi io è reale? Tutte le volte che noi diciamo io, sappiamo realmente chi siamo. E tutto questo mi ha portato a vedere la mia vita e a vedere anche quella degli altri, a guardare quello che sta accadendo nel mondo oggigiorno, che ci sentiamo persi, ma non vogliamo ammetterlo. E la cosa che nessuno vuole ammettere è che la mente corrisponde a quel io. E quando noi pretendiamo di sapere un qualcosa nonostante gli eventi ci mostrano che, tra virgolette, ci stiamo sbagliando su quell'evento, non comprendiamo che la mente dell'essere umano non è umile. È presuntuosa perché pretende di sapere tutto su di sé e sugli altri.
ma tutto quello che c'è qui dentro è un'idea ed è come un virus, un'idea sull'amore, un'idea su Dio, un'idea sulla felicità, un'idea sul bello, un'idea sul brutto. Ma quello che la mente può conoscere è soltanto tutta l'esperienza del passato che non conosce realmente, perché alcuni episodi sono stati rimossi, altri sono stati deformati per paura di soffrire e altri sono stati generalizzati. Tutti sono così, la vita è così, quelle persone vestite in quella maniera sono così. Noi abbiamo un'idea su tutto e avendo un'idea su tutto la appiccichiamo lì su un muro. E quando noi chiediamo alla vita di mostrarci che cosa dobbiamo fare, in questo caso io la chiamo guida interiore, come il libro, che chiamo spirito, anima, mente, spirito. La mente siamo noi, umani, qui, in questo corpo. L'anima è l'energia che ci mantiene in vita ed è la nostra reale identità, il reale io. Spirito è la famosa saggezza. È quello che l'essere umano ha sempre chiamato Dio, quella forza lì. Spirito, la guida interiore, dà le indicazioni, perché conosce tutto di noi, delle nostre vite passate, presenti, future, di tutti gli esseri umani. L'anima è l'energia e la mente è il famoso umile servitore che agisce. La mente è predisposta a quella che è l'azione, e quando arrivano determinate indicazioni che la mente ha idealizzato, non le riconosce, non le accetta e continua a deviare tutto il suo cammino, continuando a lamentarsi, a dire che ci vuole fare tanto la vita e così via. E tutto questo porta il mondo a rimanere come è sempre stato, e non solo, ad andare avanti nella maniera in cui oggi sta andando avanti, e non è un bello spettacolo. Quindi quello che io mi auguro su chiunque è che possano cominciare ad accettare che tutto quello che la propria mente ha deciso sulla propria vita non corrisponde del tutto a verità. Ma la verità non significa che io ho ragione e tu no, che quel Dio è vero e quell'altro no, che esiste una religione che abbia ragione e qualche altra no. La verità è guardare la propria vita con occhi di verità, una situazione per quello che è.